Comunque, volevo solo dire una cosa, perché quando una cosa è brutta è una cazzata e quando una cosa è bella è una figata. Quindi speriamo che il video di oggi sia una figata e non una cazzata, giusto? Hi people of YouTube! Cazzo Welcome. Fai? Mi rubi il posto, scusami. È anche il mio posto questo. Hi hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata in doppio. Letteralmente, due prodotti da assaggiare, due persone che l'assaggiano. Sembriamo una coppia di quelli che fanno le challenge nel 2016 così. Però essendo un acquisto che abbiamo fatto in doppio, mi pareva giusto fare questo video anche per San Valentino assieme. Che così lo mostri a tutte le tue amiche, così sei anche contenta, brava. Fateci pubblicità, stronze. E comunque sono stata obbligata. Non è vero. L'idea della cazzata della figata è stata la sua. Io tanto queste le volevo comprare comunque, però farlo in due è più carino. Quindi, se esce una cazzata è colpa sua. Se esce una figata è merito mio. No, merito mio. Ti piacerebbe. Allora, avevo puntato queste patate da un bel po' di tempo, ma vorrei aggiungere una cosa a questo video. No. No, il prezzo, no, no, non vi dico già. Quanto, ma no, no, non va, non, no, capito? No, non ho capito. Però sono limited edition, quindi ok. Però a prescindere da tutto questo, avevo puntato questa marca già da un po' perché fanno delle patate di vari tipi. Fanno queste qua alla fica, fanno queste qui al cazzo, fanno quelle ai funghetti allucinogeni. Quindi ho detto prima o poi in un video dovranno pur finire queste patate. Ed essendo neanche a farlo apposta, mercoledì, San Valentino, queste sono due patate a testa. Tu ti mangi quella al cazzo e mi mangio quella alla figa. Quanto siamo scurrili e volgari, mamma mia. Mi sembra un bel programma. Comunque, io direi di iniziare da uno dei due e assaggiare quella che vince per primo. Quindi entrambi. Testa, tu fai il cazzo, croce, facciamo la figa. No, io voglio questo, ho comprato questo, la figa te la tiri tu, per piacere. Iniziamo allora con Alexa, lancia una moneta. E croce. Quindi croce, abbiamo detto, inizia la fica. Ah, aspetta, voglio solo dire una cosa però. Se non sa di palle sudate, lo riporto in negozio e li denuncio per pubblicità ingannevole. Potrebbe farla, quello è il problema. Io non ho le palle sudate. Allora, iniziamo con quelle alla fica. Allora, io già dall'odore penso che chi ha pensato all'odore di queste patate abbia pensato a una figa che è stata lavata col cilio. Perché queste patate profumano. Odorano di cilio. Aspetta un attimo, ma metà pacchetto è aria. E sono 90 grammi, però. Però allora ascolta, vabbè, questa non è una novità per il mondo delle patate, che una volta che ci entri dentro il resto è vuoto. Quindi la figa fa soffrire. E ingrassare. Esatto. Allora, di patate io ne ho assaggiate tante. Quindi. Allora, non voglio vedere un attimo una cosa. Sono state prodotte ad agosto dell'anno scorso e scadono ad agosto dell'anno prossimo, quindi non sono stantite. Posso però dire che la qualità della patata non è croccantosa. Posso già iniziare a dire da quello. Il sapore mi ricorda tantissimo, tantissimo delle patate che compro anche a Chinatown, a Milano, ve lo giuro. Io non so quante pubblicità occulta patate abbiano leccato letteralmente per ideare questo odore. Però vi giuro che a Chinatown ci sono delle patate con lo stesso identico odore. Il problema è che non scrocchiano. La patata che non scrocchia non è buona, giusto? Punti di vista. Vuoi assaggiare la fica? No. Dai, assaggia il cazzo allora. Io vado dritto a sodo. Eh beh, più sodo di così voglio dire. Sentiamo, sentirà di palle sudate? Ma sanno di tipo paprika. C'hanno un retro un retropuzzo di palle di dai, ovviamente avrò censurato, però tu hai capito la battuta. Grazie in cazzo. Prega la figa. Patatina alla paprika. Meno male che ho ancora lo scontrino. Ha un po' un retrogusto di palle, ma giusto giusto quella manata che ti dai sotto i coglioni così e poi te l'annusi. Le palle di Fra Giulio. Chi è Fra Giulio? Allora, io direi che a sto punto tu puoi assaggiare anche una di queste, perché voglio essere onesto. Negli ingredienti non c'è scritto che hanno pucciato le palle nelle patate per farle, quindi
non riesco a capire se ti piace la figa o no. Esatto. Io posso dire invece che capisco perché ad alcuni possa piacere il cazzo, ma in tutto questo posso dire continuerò a mangiare questo. Idem. Va bene così, guarda. Non lo so, a me sembra una stronzata più che una cazzata e non è neanche una figata. Però onestamente, finalmente aggiungo, ci siamo tolti la curiosità. Mi sono tolto, visto che te non fregava un cazzo. Visto anche quanto l'abbiamo pagate. Ci siamo tolti la curiosità di che sapore avesse la patatina, la figa e la patatina al cazzo. Il problema è che io mi sento truffato. Infatti è una ladrata. Sì, da tanti soldi. Troppi soldi. Diciamo quanto. Non no, si no. Non voglio fare pubblicità né buona né cattiva a quel posto, ma non se la merita. Onestamente, chi compra queste cose, e in questo caso non siamo noi perché l'abbiamo fatto per ovvia ragione, per la notorietà, è vittima del marketing. Comunque, signori, questo video diciamo che si conclude purtroppo con una delusione. In questa rubrica difficilmente sono rimasto deluso da qualcosa che ho assaggiato. Forse il nostro primissimo video, il guaranito. No dai, era buono. A te era piaciuta? Ed era per una causa missionaria. Lo so, nel missionario in questo caso ci sta giusto, a prescindere da tutto. Il guaranito sapeva di erba strappata e bevuta. Almeno in quel caso qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Per questo caso abbiamo dato soldi al cazzo, letteralmente. Quindi, signori, vi ringraziamo per averci seguito. Come al solito, se ci avete seguito, se volete dirci qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a un prossimo pranzo. Speriamo di no. Ciao, buon San Valentino.